indaffarate, sono indaffarate, però l'abbiamo presa. Perché? Benvenuti! Benvenuti! Questa è l'apertura, del sabato notte italico. Vediamo se sono attente. Oggi è sabato 7 dicembre. 7 dicembre. Anno 2013. È già domenica, niente, chiudiamo, buonanotte a tutti. Grazie, arrivederci. Ecco, quindi oggi si fa l'amore. L'albero, ma io l'ho già fatto, Che albero hai fatto? Ho fatto un albero per avere tutti i pacchi sotto l'albero. Vabbè, presentiamole, tu sei? Ilenia. Roberta. Benvenute, bentrovate al Vogue. Ma ben trovato da te, caro Paolino. Grazie, anche grazie a te. Grazie. Ci piace molto. Io vedo che qua c'è già il movimento giusto. Sì, direi che qui stasera si prospetta una serata gnagna. Non perdiamo tempo. Si prendevano anche a testate, non so se hai visto. Sì, per la gnagna, Va bene. Ragazzi, Italico Live Show comincia adesso, restate lì. Non vi schiodate. No, venite con noi. Schiodatevi. Qua. Bene. Ciao. Grazie. Italico. Ciao, buona strada. Ciao, grazie. A presto. Arrivederci. Saluti a casa. Amici di Italico Live Show, bentornati, ancora un'altra sera qui al Vogue. Siamo ospiti della famiglia HP2, lo sappiamo, ma abbiamo il grande piacere di avere due bellezze nostrane. Come vi chiamate? Valentina. Diana. Allora, cara Valentina, tu devi sapere che Diana si sta candidando come volto nuovo di Italico Live Show, è vero? È verissimo, ci voglio essere. Allora, tu assomigli a chi? Alla Unziger. E hai anche il tatuaggio uguale. Il tatuaggio. Simile. Sì. Molto simile. È uguale, bene. Allora, per i nostri amici a casa, ci dici quali sono le tue caratteristiche? Cosa ti piacerebbe fare in televisione? Caratteristiche. Simpatia. Uno. Secondo. Voglia di divertirsi. Sai ballare? Sì, beh, certo. Sai cantare? So ballare, so cantare, so recitare. Allora, sai so anche recitare, soprattutto quello. Allora, facci un pezzettino piccolo, veloce, vai. Ma di cosa? Me con in discoteca non si può fare. Il tuo pezzo forte, il tuo cavallo di battaglia. Il mio pezzo forte? Shakespeare. Non so niente. Essere o non essere? Essere o non essere, questo è il dilemma. Guarda, io puoi fare un applauso perché io ho il microfono, però facciamo un applauso, bravissima. Bravissima, ti sei commossa? Sì. Hai notato l'interpretazione sofferta sul essere o non essere, il dilemma amletico? Sono stata brava! Bravissima. Sai ballare, hai detto? Sì. Dai, facci un pezzettino, vai. Faccio un pezzo, sexy di bici, ma miracolo. Ti posso chiedere ancora un applauso per lei? Un altro applauso per Diana. Brava, bravissima. Allora, ultima cosa, un saluto a chi vuoi tu? Ciao! Là. Bombara! Ciao Bombara! E qua. E tu chi vuoi salutare? E io Diana a mia volta. Bene, bene. Allora, amici di Italico, stiamo partendo un'altra grande notte, ne vedremo davvero delle belle. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Allora, Beppe è già indaffarato, però ciao a tutti. Il cocktail della settimana chi ce lo fa? La facciamo fare da Silvia, una ragazza della Liguria che lavora nell'altro bar, tra l'altro espertissima di telecamere perché ha fatto uomini e donne. Sai, la cosa che mi interessa di più è single? Molto single. Molto single. Corro. Grazie Beppe, ciao grazie, a tutti, grazie.
Ale, anche stasera non è il tuo turno, non lo fai tu il cocktail, però gli amici a casa vogliono il saluto da parte tua e soprattutto il bacio a me. Ma il bacio lo vuoi tu? No, il bacio per me e i saluti agli amici di Italico. Beh, salutiamo prima i ragazzi, ciao ragazzi, ci vediamo il prossimo sabato e mi tocca dargli il bacio. Che ci posso fare? Vado a fare il cocktail, ciao. 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 Allora, amici Italico, questa sera una new entry, non l'avete ancora vista, ma c'è anche lei. Questa sera il cocktail della settimana lo fa Silvia. Benvenuta. Grazie, ciao. Beppe mi ha detto che hai già trascorso i televisivi. No, piantala, no. Me l'ha detto Beppe. Sì, va bene, andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Silvia, che cocktail hai pensato per noi questa sera? Long Island. Un Long Island. Sì. Come si fa il Long Island? Allora, ci vuole un po' di vodka, un po' di gin, un po' di triplisec, un po' di rum bianco. Dammi una definizione di un po'. Acqua, mezza oncia per arrivare a 2 once d'alcol. Ok. Poi mettiamo un po' di sweet and sour, che è succo di limone e zucchero, shakeriamo e poi andiamo a finire con la Coca-Cola e una fettina di lime. Voilà. Bene Silvia, tu devi sapere che adesso è arrivato il mio di momento. Sì. Perché io sono l'assaggiatore ufficiale della rubrica. Ecco, ho capito cosa bere questa sera. Ragazzi, ringraziamo Silvia. Grazie. Soprattutto per la shakerata. Grazie. E che dire, ci vediamo sabato prossimo. Sì, va bene. Va bene. Sempre qua. Un saluto agli amici di Italico Live Show e basta. Un saluto agli amici di Italico Live Show. Da ciao. Silvia, qui al Vogue, restate con noi. Direttamente dalla console di casa sua abbiamo la bella e la bestia. Allora, prima le signorine per educazione, bentornata. Ciao. Facciamo scambio microfono. Come stai? Bene, bene, bene. È sempre bello vederti e bello ritrovarti qui al Vogue stasera. Sono contenta di vedervi anch'io perché non pensavo che ci fosse anche stasera. E invece sorpresa, sorpresona, ci siamo. Grande serata, quando sei venuta qualche settimana fa ci siamo divertiti moltissimo. Ti chiedo di lasciare i tuoi dati di Facebook così gli amici a casa possono venirti a cercare. Allora su Facebook Joanna Martes Vidal MC, mi trovate lì, se no ovviamente qua a Vogue Torino. Approfitto per ringraziare Dada La Rosa, che grazie a lei insomma che una volta al mese sono qua con voi, e tutto lo staff Follow Me e HP2, che sono insomma uno staff incredibile. E gli amici di Italico. Assolutamente, beh quello, ma già finita qua l'intervista. No, se vuoi possiamo andare avanti. Lo dico, puoi vabbè, dire quello che vuoi. Stavo dicendo, vabbè dai, loro li saluto alla fine. Ti è piaciuta l'intervista dell'altra volta? Sì, anche se devo essere sincera, avevo la voce un po' da gallina, un po'. No! Perché ero un po' senza voce, quindi tendevo a parlare di testa, no? Certo. Allora adesso mi sto concentrando, ho detto, devo parlare tutto di petto, tutto molto basso. Ci vuole maestria anche in quello, eh? Eh beh sì, per chi fa il nostro lavoro sicuramente sì, bisogna saper usare la voce. Bella, brava, simpatica e professionale. Oh, finalmente hai detto una cosa che mi fa piacere, brava. Perché sembra bella, invece no, molto. Bella, brava, simpatica e professionale. Grazie. Adesso passo alla bestia. Ma no! Puoi intervistarlo tu. Dai, vai. Allora, abbiamo l'onore di intervistarti anche questa sera. Sei in forma, sei carico? Carichissimo, di più, oltre. Sto preparando proprio la pista in questo momento perché ci aspetta una notte di quelle proprio senza parole. Cosa possiamo dire ai nostri amici che ci stanno guardando per incuriosirli e farli venire qua al Vogue a Torino? Non bisogna dire niente, uscite di casa e venite qua subito. Subito, subito. No, voglio dire, siccome su Facebook mi scrivono ma intervistano sempre tante belle ragazze, qua c'è bellissima gente, sia maschi che femmine, sempre diversa, sempre nuova, sempre carica soprattutto. Bravissima. Preferivi la sua intervista?
pista o la mia? Non c'è. Vabbè, non rispondo. Voglio l'avvocato, non rispondo. Allora, amici di Italico, dalla console del Vogue, pronti a partire per una grande notte. Rimanete con noi. Vi aspettiamo. Ciao. Italico Live Show questa sera internazionali, perché direttamente dal Brasile abbiamo la principessa del Brasile. Ciao galera, perché stavo olhando Italico Talent Show Live Silent Live Show. Show. Fala português. Beijo pra todo mundo che sta vivendo, mi piace molto Italia. Bacio. Che te gusta dell'Italia? Torino! Stelo Torino! Social Sound, Boghi! Yeah! Dai un bacio a tutti! Ciao! Allora, sempre per Italico Live Show internazionale, abbiamo la nostra Maria. Allora, fammi un saluto, dai, a tutti gli amici in spagnolo. Hola. Hola, todo l'amico. Italico. Italia. Italico. Italico. Italico Santo. Manda un bacio a tutti. Un besito per todos. Ai, mami. Ai, papi. Allora, dopo tante belle donne, abbiamo anche il nostro piccolo. Benvenuto Davide. Avanti. Come stai? Sto bene, sto bene. Sei carico per questa grande notte? Massimo. No. Com'è il tavolo? Spettacolo. Caldo. Spettacolo. Siamo senza figa stasera. Non ce n'è una. Che figa qua. Che figa. Rimanete con noi. Buona serata. Altrettanto. Come ti chiami? Roby Bell. L'unico che come bigliettino da visita dà la riserva dei tavoli. La riserva dei tavoli. Mi fai un saluto agli amici di Italico Live Show? Un saluto a Italico Live Show, è sempre un piacere. Grazie Roby, rimanete con noi. Dicevamo poco fa con Piccolo, non c'è figa stasera. Non poca. Allora, un Tony HP2 in televisione. È la tua prima volta forse. No, ormai ho fatto l'abitudine, sto entrando nella... Allora, mi racconti un po' HP2? HP2. HP2. È un Tony HP2 che vi invita tutte le volte in tutte le sue serate. Allora, come HP2 stai facendo? Il venerdì al sushi? Venerdì sushi sound, che è una serata divertentissima. E il sabato sera? Molta patata. E il sabato sera, se gira un po' la telecamera, non sai dove guardare. Guardate che roba! È una situazione veramente paradossale. Cioè, praticamente solo uomini questa notte al Vogue. Ragazzi, io sto male stasera, eh. Io sto sudando. Tony HP2, un saluto agli amici di Italico Live Show. Direttamente da Tony HP2 Vogue. Questo è un Tony HP2. Saluto Italico Live Show. Rimanete con noi.
fare delle domande un po' così con le faccine dei cellulari. Questa sera invece le facce sono le vostre, ok? Con che cosa, con queste? Qual è la tua arma di seduzione? Direi lo sguardo. Lo sguardo, allora fammi lo sguardo da conquistatore. Ma questa è più da sfida. Dai, salutiamo gli amici di Italico. Dai, dai, Italico! Facciamo vedere ai maschietti a casa qual è la nostra arma di seduzione. Come conquisti tu un uomo? Con lo sguardo. Allora, conquistalo. Questo è ammiccante, eh? Come conquisti tu l'uomo? Qual è la tua arma di seduzione? Con gli occhi. Fallo, conquistalo. Ciao Italico! Qual è la tua arma di seduzione? Ce ne sono diverse. Una, quella che usi di solito. Lo sguardo. E allora seduci, vai. In questo momento non riesco. Non ce la fa. Ciao Italico! Ciao, ciao, ciao Italico! Qual è la tua arma di seduzione? Io non ce l'ho l'arma di seduzione. Dai, qual è la tua arma di seduzione? Ah, lo sguardo. Ciao Italico! Ragazze, qual è la vostra arma di seduzione? Lo sguardo. Sorriso. Allora, tu prima sorridi alle telecamere. Vai, sorridi. E tu guarda le telecamere come se dovessi... Ciao Italico, ciao! Adesso non puoi più farlo perché giustamente hai una famiglia, ma qual è stata la tua arma di seduzione? Allora, non ne ho mai avuta una, semplicemente il mondo della notte ti aiuta. Dai Angelo, non ci credo. Una volta stavo bene fisicamente, non avevo pancia, ero molto più bello ragazzi. Vabbè, uomo di panza, uomo di sostanza, salutiamo Italico. Ciao Italico, ciao. Buona serata, ciao. Qual è la tua arma di seduzione? Il ballo è la tua arma di seduzione? È lo sguardo. E allora, prima fai lo sguardo da seducente e poi balla con me appassionatamente. Ciao Italico, ciao. Ragazzi, qual è la vostra arma di seduzione? La mia arma di seduzione? Non dire niente. E la tua? No, dicevi. Vabbè, Mauri, tanti auguri, ciao Italico, ciao, ciao, ciao. Qual è la vostra arma di seduzione? Comportandomi bene, facendo il galantuomo. Questo ci piace. Qual è la tua arma di seduzione dopo cotanta? Essere totalmente femmina. Basta quello. Aspetta, non dirmelo, il tuo è il ballo. Bueno, la mia arma di seduzione è il movimento, il ballo. Allora, io mi faccio coccolare, mi faccio insegnare e poi ballo. Ciao Italico! La Genina vi saluta, vi dà
appuntamento ogni lunedì sera sul canale 4 Music 613 del digitale terrestre, sulla pagina di YouTube italy.co live show, Italy con la Y finale, mi raccomando, live show. Ragazzi, e che dirvi, il fine settimana non restate a casa e veniteci a trovare. Ciao Italico, ciao, ciao ciao. Salutate Italico. Ciao. Ciao.